tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari e vi diamo nuovamente il benvenuto nella nostra mansarda. Anche oggi vi spareremo un nostro diario di board games, diario molto molto ciccioso, perché nella scorsa settimana, dalla domenica di Pasqua al sabato appena trascorso, sì, in cui c'è stata la festa dei 10 anni di Dimensione Arcana, abbiamo giocato tantissimo. E a proposito della festa dei 10 anni di Dimensione Arcana, dentro la pancia, le nostre, speriamo, le bellissime magliette che abbiamo indosso, che sono le magliette che hanno fatto i ragazzi dell'associazione per festeggiare, noi le abbiamo anche prese. E iniziamo con uno dei miei giochi preferiti, diciamo uno della mia top 3. Stiamo parlando dei Castelli di Borgogna, mio gioco, uno dei miei giochi preferiti, uno perché è di Feld, due perché ci sono i dadi e tre perché vinco quasi sempre io. Quindi dovete sapere che Vale è stata soprannominata dal dado critico Madame Feld, proprio perché ai giochi di Feld non si sa che mai c'ha una marcia in più e stravince. A me piace anche tantissimo questo gioco perché oltre alla gestione dadi ci sono anche le combo da fare con il piazzamento tessere. Bello bello, se non lo conoscete riscopritelo perché sì, è veramente meraviglioso e prima o poi sicuramente ve ne faremo un gameplay perché ci piace davvero davvero tanto. Ci piace. Poi abbiamo giocato a un gioco in cui io sono scarsissima, sapete ormai che io e gli astratti non andiamo molto d'accordo. E quarto, questa rivisitazione di Forza 4. Sì, 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 è negata, ma nonostante questo, anche qua Vale nuovamente abbiamo fatto un po' di partite, alla meglio dei 5 forse. Comunque ha vinto comunque Vale. E ma inspiegabilmente, era particolarmente stanco. La particolarità di quarto è quella che appunto bisogna cercare di mettere 4 pezzi in fila, orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente o anche a quadrato, un quadratino 2x2, e questi 4 pezzi devono avere tutti una caratteristica in comune. La cosa che a me piace tantissimo di quarto è che il pezzo da piazzare non lo scelgo io, ma lo sceglie il mio avversario che lo sceglie e me lo dà, e io sceglierò dove piazzarlo. Poi abbiamo giocato a un gioco che ci ha tenuto in piedi fino alle 2:30, sì, 3 di notte. Stiamo parlando di Detective sulla scena del crimine, gioco deduttivo. Allora, premettiamo che a noi Sherlock Holmes piace tantissimo e nella mia personalissima top 3, forse il top 1 probabilmente. Sì, ti dire, no! No! Uno dei giochi più belli a cui ho mai giocato. E Detective è riuscito a pareggiarlo. Sì, anche qui ci troviamo davanti a un gioco investigativo, sono scenari a campagna, sono 5 scenari, noi però abbiamo fatto i primi 3 e il gioco è veramente bello perché sì, hai la corsa contro il tempo dell'indagine, devi andare a interrogare i sospettati, cercare le prove e mi piace tantissimo di Detective che me lo fa arrivare a livello di Sherlock, visto che è ambientato ai giorni nostri, noi possiamo usare non solo il database dell'Antares, che è l'agenzia per cui lavoriamo, ma proprio usare Google, quindi andare a cercare informazioni su internet, andare a usare Google Maps per controllare la cartina topografica di un posto. No, poi a me che piace tipo tutti i CSI senza tracce, in CIS, tutte queste cose così. Cioè, sì, mi sento proprio. It's not an accident at all. Veramente bello. Devo dire che la cosa che mi fa dire peccato, molto peccato, è che l'edizione italiana ha un sacco di refusi. Yeah. Non solo dei refusi a livello di scusate il ritardo, succate il ritardo, questo non c'è, però siamo lì, comunque accenti che mancano, H che mancano in qua e in là, ci sono proprio in alcune parti magari proprio nomi sbagliati e questo, per quanto uno poi capisca qual è il nome giusto, sì, per esempio, ah, il signor Rossi mi ha detto, il signor Rossi di sicuro è l'assassino, capisci che non sta dicendo il signor Rossi ma sta dicendo il signor Verdi, però perché c'è questo errore? Cioè, mi ha veramente, quello rovina un po' l'esperienza. Bellissimo il gioco, po' peccato che, cioè, a saperlo io l'avrei giocato pure in inglese. Listen and repeat. Certo. Poi abbiamo fatto Tubi Magici, meglio conosciuto come Take It Easy. Hey, 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 take it easy, man. Giustissimo. Take it easy. Gioco vecchissimo che è stato rifatto da Cranium Creations qualche anno fa.
giochino molto molto semplice, molto veloce, nel quale si pesca una tessera, tutti devono piazzare la stessa identica tessera che ha su tre tubi, e piazzando le tessere colorati, ha dei colori bellissimi. Sì, piazzandole sul nostro schema dobbiamo cercare di avere dei tubi magici, ovvero tubi tutti dello stesso colore, che ci daranno poi punti. Sì, poi ci sono nello delle schema varianti, un sacco di varianti, un sacco che lui ha perso nuovamente. Sì. Poi, allora, abbiamo fatto tre partite, Vale ne ha vinte due. Poi abbiamo giocato a Kero, gioco per due giocatori. Se vi interessa, c'è un nostro gameplay sul canale della Tana dei Goblin. È un gioco che io dalla copertina non gli avrei dato un centesimo perché non mi piace il disegno, però è molto bello, cioè solo la clessidra è un camion, cioè un camioncino che tu giri e quella sarebbe la benzina che tu, di cui tu ti rifornisci e che io ho esaurito. Il gioco a me piace tanto la frenesia che ti dà, perché tu vai in spedizione lanciando dei dadi mentre il tempo passa, e se però finisci la benzina nel camion, boh, tutto quel viaggio lì è andato a vuoto e quindi tutto ciò che avevi raccolto lo perdi. È molto bello, mi è piaciuto che è stato uno dei pochissimi giochi che ho vinto. Ma di tanto? Sì. Mi ha voluto fare lo sborone! Abbiamo fatto un collaborativo in cui siamo morti, massacrati. Abbiamo perso malamente. Malissimo, ma proprio, vabbè. E stiamo parlando di Iron's End. Sì, abbiamo giocato, noi abbiamo il War Eternal, che è la seconda scatola base. Grazie a te. Il gioco è sempre lo stesso, comunque abbiamo scelto i nostri eroi, abbiamo creato il mercato con i mazzi, scelto la Nemesi, tipo, il cattivone. Tipo 10 minuti tutto almeno, il setup, tutto riguardiamo le regole, ce lo rispolveriamo. Iniziamo tipo... Neanche, eravamo neanche a 4 round. Abbiamo giocato, non... Bon, cioè, morti malissimo. Allora, muori! Poi abbiamo giocato un titolo che a me piace moltissimo. È stato un titolo che 2 anni fa a Essen mi sono seduto a provarlo, ho fatto qualche round, mi sono alzato e l'ho comprato immediatamente. Ed è Lorenzo il Magnifico. Yes. Siamo anche riusciti a giocare qualche bel germanazzo, che era un po' che mancavano dal nostro tavolo. Mi piace tanto perché è un gioco dalla coperta molto corta, molto veloce, non riesce a fare tutto ciò che vorresti. No. E un piazzamento lavoratori in cui i lavoratori cambiano di forza di round in round a seconda di un lancio di dadi. Sì. Più il valore di quel dado è alto, maggiori saranno le azioni che potrà fare. È velocissimo, cioè è un gioco veloce. Noi l'abbiamo giocato nella modalità estesa, quindi inserendo anche le carte leader. E io avevo due leader che ho detto, dai, questi qua li gioco perché giocate in combo tra di loro. Praticamente tutti i miei lavoratori ignoravo il valore dei dadi ed erano fortissimi, valevano 7, dove 6 è il massimo che fare con un dado, e quindi ho detto no, li devo giocare, ce l'ho fatta, li ho giocati tutti e due, peccato che ho messo giù l'ultimo, tipo la penultima azione dell'ultimo round, non mi serviva a nulla, però l'ho messo giù, mi sono tolto la soddisfazione di riuscire a giocarli, non mi sono serviti a niente, infatti Vale mi ha asfaltato. Poi un altro bellissimo German, non molto conosciuto, ma un capolavoro. Sì, molto bello, molto bello. È uno di quei giochi che se fai provare non abbiamo ancora sentito nessuno dirci che gli ha fatto cagare. Cioè, esatto. È piaciuto a tutti. Stiamo parlando di Bruxelles. 1893. Non mi ricordo la data. Bravissimo. L'abbiamo giocato con Stefano, quindi in tre giocatori. Una caratteristica secondo me bellissima di questo gioco è che se lo giochi in due, se lo giochi in tre, se lo giochi in quattro... O in cinque. In cinque... E se non ti cambia la scalabilità, comunque non sì, è cioè ben ti dai studiato. Fastidio in due come ti dai fastidio in cinque, quindi sì. È proprio ben studiato. È ben studiato. A parte non è ben studiato il contapunti che va fino a 79. Ah, oh. Mo vabbè che vabbè. Ma mica davvero, davvero. German, un piazzamento lavoratori, dove però c'è anche un'asta, dove però c'è anche un discorso di maggioranze. Tante cose, però il gioco non risulta pesante, no. Come invece capita in molti altri giochi. Il gioco va via spiegato, magari lascia un pochino di confusione perché hai tante opzioni. Però dopo due o tre però, giorni... Esatto, dopo un attimo entri in partita. E questo mi è piaciuto molto perché è stato l'altro gioco che ho vinto. Bravo Sugar!
Ovviamente non vi stiamo parlando di tutti i giochi che abbiamo giocato nella settimana, perché di tanti ve ne abbiamo già parlato anche in scorsi diari di Board Game, ma uno dei giochi che abbiamo giocato lì a Moretta, alla festa dei 10 anni di Dimensione Arcana, è stato Cryptid. Ah, che non capivo dove volevo parlare, che... vero? Cryptid! Gioco che vale, appunto, nello scorso episodio dicevo, no, ma è troppo difficile per me. Continuo a sostenere. Io faccio fatica quel gioco. Ecco, alla sua terza azione aveva capito esattamente dove era il mostro, aveva capito gli indizi di tutti. Sempre lì a Moretta c'era anche Martina e Francesco. Ciao, sono Moroso Francesco, ciao Francesco. Collega di Vale. C'era anche Valentina, ciao Valentina, ma con Valentina non ci ho giocato. Non abbiamo giocato. Martina e suo Moroso si stanno avvicinando al mondo dei giochi da tavolo, sono venuti a questa festa e con l'occasione allora noi avevamo portato anche qualche gioco da fare con loro e abbiamo scelto di fargli vedere Dream On, titolo che secondo me... titolo che secondo me va molto bene da presentare a chi appunto appena iniziato a giocare, perché è un collaborativo, quindi si gioca tutti assieme ed è un gioco molto molto divertente e cacciarone. Anche di questo abbiamo fatto un gameplay sul canale YouTube della Tana dei Goblin ed è un gioco appunto super divertente, si crea una storia strampalata e poi bisogna cercare di ricordarsela. Richiederebbe un po' di buona memoria, però... Ma sì, noi siamo divertiti ed è escono andato... Escono delle cose allucinanti. A un certo punto, facendo autostop, si è formato un signore in boxer con una grande banana. Libidine! Poi abbiamo Las Vegas. Las Vegas è un gioco di dadi. Las Vegas. E io l'ho giocato, ho perso malamente, tipo l'ho lavato. Ma non ho vinto neanch'io, ha vinto Francesco. Ma io, non ho avuto neanche sono una brava mamma, il cuore di mamma, do la colpa a mia figlia. Perché Giulia è stata, catturata dai dadi e quindi quando non li metteva in bocca, quindi non cercava di mangiarsi, me li tirava lei e non l'è portata neanche lei nel letto dei dadi. Li tirava sti dadi e quindi... E faceva risultati brutti. Sì. Nella giungla dovrei stare... Che un 5 e un 8 filler di dadi molto veloce, divertente, perché bisogna cercare di avere la maggioranza di dadi sui vari casinò per poter vincere i soldi che ci sono in palio in quel casinò. Particolarità è che se due giocatori hanno la stessa quantità di dadi, quei due giocatori si annullano a vicenda e quindi magari anche chi ha solo un dadino riesce in quel modo a portarsi a casa il bottino. Io neanche così. Fortuna a mille, ma come è giusto che sia, perché è come andare a giocare ai dadi a Las Vegas. E a tal proposito, ciao Giovanni, ci manchi tanto. Abbiamo ancora giocato a una novità, un gioco, sì, un titolo abbastanza nuovo comunque di quest'anno, Shadows Amsterdam, titolo che è uscito con la Libellud a Essen e in Italia grazie a Asmodee, se non mi sbaglio, ed è un gioco che si crea una mappa con vari disegni, appunto ogni esagonino è un disegno, due squadre, i due capisquadra devono condurre la propria squadra su degli esagoni stabiliti da una carta tenuta segreta del caposquadra. Per farlo gli si dà delle altre immagini e quindi la squadra deve capire in base all'immagine che è stata consegnata su quale esagono spostarsi. Diciamo, grosso modo, a me ha ricordato un po' Mysterium, il sesto senso, questa meccanica. Sì, la meccanica, sì. Quindi ti do un disegno per farti capire qualcosa. Sì, è la versione, sì, è la versione molto brutta di Mysterium, non ci è piaciuto. Però per rifarci abbiamo giocato anche a Mysterium. Proprio perché ci ha ricordato Mysterium abbiamo giocato anche a Mysterium. Vabbè, Mysterium è fighissimo. È un fantasma, quindi un giocatore, il fantasma, può comunicare con gli altri solo facendogli avere dei sogni. Quindi senza parlare, dando carte molto oniriche con appunto, delle immagini un po' strane. E i giocatori devono capire prima chi, poi dove e poi come... Con cosa sì, si è svolto l'omicidio che ha portato a morire quindi questo fantasma. Bello. Giocatelo, anche questo è un gioco collaborativo. Sì. In realtà, poi, vabbè, alla fine si può giocare in modo collaborativo o competitivo. Sì. L'ultima cosa. Noi l'abbiamo fatta competitiva, così abbiamo vinto. Sì. Io, Michele e Luca. E io l'unico scemo dei quattro che ha perso. Vabbè, va bene. L'unico che non aveva capito gli indizi finali del fantasma. Questi sono quindi 12 sì. giochi ci nuovi. Esatto, c'erano stati altri giochi, ma di cui avevamo parlato. Sì, abbiamo di nuovo giocato a una Garage, abbiamo ancora giocato a Bananagrams, a Big Monster, il titolo che abbiamo
di cui vi avevo parlato a Play e probabilmente anche altre cose che non ci siamo scritti sulla cartelletta che abbiamo lì e che continuiamo a guardare. La nostra memoria. E quindi finiamo qua. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per restare aggiornati su tutti i video che pubblichiamo e vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Fugitive e anche di questo vi lasciamo qua sopra e anche sotto in descrizione. Dove sono le cose? Lì. Sopra e sotto in descrizione il link per andarvelo a vedere se non l'avete ancora fatto. Seguiteci anche su Instagram e su Facebook. E i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi.